Devo dire la verità, i movimenti di macchina dei film di Bernardo Bertolucci sono di Bernardo Bertolucci. Con tanti altri registi, a dipendere dal tipo di rapporto, dal tipo di conoscenza, collaboro a questo tipo di decisione o questo tipo di proposta. Da Francis Coppola a Aldo, a Ronconi, a Warren Beatty e Woody Allen. Un altro regista soltanto ho trovato nel mio percorso che ha lui il bisogno essenziale di scrivere con la macchina da presa, che è Carlo Saura, perché viene da aver fatto il fotografo precedentemente e quindi ha un senso della composizione eccetera molto personale. Se Carlos ci è arrivato tramite la fotografia a far questo, lo shock con Bernardo è stato che lui ci arriva tramite la poesia, perché suo padre è un poeta, lui vince un concorso di poesia a 21 anni, cioè lui capisce questo, che è il senso di, se usa la penna per scrivere, usa la macchina da presa per scrivere le immagini. E questa è una cosa meravigliosa, perché si sente quanto lui ha il senso del cinema. Il cinema è un'espressione per immagine. Quando lavoriamo insieme, io, è una cosa molto chiara, lui scrive con la macchina da presa, io scrivo con la luce. Poi ci sono dei momenti in cui lui mi ispira che tipo di luce, o a volte io metto in scena qualche luce mentre lui sta accendendo l'inquadratura che può ispirare lui. Questo è uno scambio naturale che accade. Con tutti gli altri, con tutti, come ho detto, ho un certo tipo di partecipazione, ma sempre e assolutamente, anche quando Francis Coppola, per esempio, arriva sul set, come Woody Allen, mi spiega il concetto della scena, momento, ma lo ridice, non ne parla ancora. Io gli preparo una proposta e poi lui la vede, se c'è bisogno mi fa dei cambiamenti, mi chiede di certe specifiche, ma è sempre il regista che prende la decisione finale. Questo è assoluto, non ci sono mai compromessi. Sul piano del ritmo, io ho sempre pensato, a volte quando si fanno dei film in cui ci sono dei dialoghi che non sono straordinari, io dico, mi manca un senso di ritmo che deve avere una certa logica, un certo tipo di motivazione come la musica, mentre altre volte certi dialoghi sono scritti, devo dire, perfettamente in un certo tipo di ritmo che si segue. Due esempi, uno è Carlo Saura, che quando mi propone Flamenco Flamenco ci incontriamo a Tokyo, io sono parte della giuria, lui ha un film dentro il festival, e mi propone Flamenco e mi dice, io però non vorrei raccontare la storia tipica di un film tra più personaggi che si amano, si odiano, si uccidono, e mi fa, mostra dei disegni che lui fa, e mi ama molto lui dipingere e disegnare, con delle immagini, e mi dice, io vorrei che il pubblico capisse la storia del flamenco tramite il ritmo della musica, del canto, del ballo, della macchina da presa, e sono certo, vedendo i due film, che troverà un suo ritmo della luce. Devo dire che la cosa mi scioccò, così secca la cosa, così giusta, così rivoluzionaria per me. Avrete fatto caso quando arrivano, ecco un'altra ragione perché io ci tenevo a vedere questo video. Dopo un certo tipo di mondo, Bertolucciano, di Francis, di Warren, la prima immagine con Carlo Saura è completamente astratta, completamente fuori da ogni tipo di logica, completamente rivoluzionaria. È il salto che ho fatto con lui nel tipo delle cose. Perché quando mi ha fatto capire questo, ho cercato di entrare nel suo mondo e cercare di entrare a una costruzione di luci, di colori, di forme totalmente astratte che davano un senso al ritmo della musica, eccetera, eccetera. Un altro personaggio è Woody Allen. Quando Woody Allen mi ha chiamato, e io ho scritto a Francis Coppola, ci scriviamo spesso, dico, sai Francis, io avevo fatto dal 2010 al 2012 un film in Iran sulla vita di Mohammed il Bambino, e poi dopo mi sono fermato, perché non sentivo nessun tipo di film che mi attraeva, sentivo il bisogno di tornare a studiare, sentivo che forse potevo anche smettere e fare appunto seminari, scrivere libri, eccetera, quando mi chiamano Woody Allen. E allora
lo faccio sapere a Franciscopolo che mi risponde: Vittorio, la cosa mi fa molto molto piacere per te, perché per me Woody Allen è il più grande regista americano che c'è oggi. E io in certi film l'avevo sentito questa cosa, in altri film non l'avevo sentito un po' meno, particolarmente quelli fatti un po' in Europa. Comunque ci incontriamo e nel leggere i suoi scritti risento il ritmo.